Buonasera, cari concittadini, buonasera. Stasera vi parlerò di un paio di cose importanti che sono avvenute oggi e vi parlerò anche di come vedo lo sviluppo politico, diciamo, della nostra amatissima Reggio. È un momento ovviamente particolare perché ovviamente si è definito un percorso temporale con, diciamo, questa sentenza che riguarda Falcomatà e l'amministrazione. Ovviamente la città deve andare avanti, ma non sappiamo cosa ne sarà della nostra Reggio, così come vi dicevo, appunto, vi ho scritto nella locandina. Perché io credo che, aspettiamo qualche secondo, metto pure il cronometro così tengo il tempo e non vi rubo molto tempo, un attimino. Io credo che sia partita una nuova era dal momento in cui i cittadini di Reggio hanno cominciato a comprendere che se le cose non le facciamo noi reggini, non le farà nessuno per noi. Quindi io credo che oggi questa coscienza, io lo vedo perché girando incontro tante persone che me lo dicono, la gente ha percepito che il nostro gruppo vuole cambiare le regole del gioco, no? Quelle regole della politica vecchia, fatta di traditori e di venduti che fanno finta di occuparsi delle cose pubbliche, ma poi quando arrivano al potere pensano soltanto alla loro poltrona. E la gente sta cominciando a comprendere questo, no? Sta cominciando a comprendere che la trasformazione e la rivoluzione, perché ci vuole una rivoluzione, può essere fatta solo se ci sono veramente dei veri soldati che combattono con coraggio e forza. La prima cosa che vi volevo dire, e volevo chiarire un attimo una cosa, io faccio le dirette apposta proprio perché le dirette rimangono registrate e quindi le cose che dico sono, come dire, riscontrabili facilmente, perché uno va e si rivede la diretta e sa quello che dico. Alcuni gruppi politici mi hanno fatto sapere del fatto del Miramare, no? Io ho detto sempre com'è andata la storia del Miramare. Io, Vagalebbre, era un mio carissimo amico, pace all'anima sua, una persona eccezionale che io ho conosciuto un paio di anni fa. La storia del Miramare ve la racconto soltanto di nuovo, proprio per chiarire, perché mi ha chiamato una persona. Mi dice: come Massimo, tu hai detto che l'hai scoperto tu il Miramare, l'ha scoperto. Allora, amici, qua non è una questione di scoprire o non scoprire, la storia è precisa del Miramare. Miramare, ve lo ripeto. Ho scoperto io che c'era qualcosa che non andava quando posteggiando la macchina. Ho visto che c'erano i lavori in corso, sono entrato, ho visto Zagarella, ho visto che c'era questo bancone pronto, dei fili, delle cose. Sono andato a vedere dove era la delibera pensando di trovare la delibera e la delibera non c'era. Da lì nacque tutta una serie di interviste, di articoli. Siamo andati con tutta la minoranza, con Lucio D'Attola, con altri consiglieri comunali e abbiamo praticamente scoperto questa cosa. Dopodiché, dopo un paio di giorni, Vagalebbre fece la denuncia ai carabinieri o alla polizia, non mi ricordo, e fece quella manifestazione a cui partecipai pure io e partì il caso Miramare. Questa è la storia, non la ripeterò più, solo per ulteriori chiarimenti, ma nelle dirette scorse l'ho già detto. Quindi mi dispiace che qualcuno, forse non sono io che non mi spiego bene, ma se vi andate a rivedere le dirette capirete che quello che ho detto stasera l'ho sempre detto, perché la verità è una e una soltanto. Esattamente come il Miramare bis nasce da una denuncia di Italo Palmara con i documenti prodotti dalla mia commissione quando l'avvocatessa è venuta in commissione per 3 volte, è stata convocata e non è venuta, poi ha fatto una conferenza stampa, poi è venuta, ci ha portato i documenti e da lì è nato il caso Miramare bis. Noi non abbiamo fatto niente di straordinario, abbiamo fatto esattamente quello che dovevamo fare. Questo tanto per chiarezza, perché, come dire, è difficile che gli altri parlino di me, no? Ma io voglio dare, come dire, merito a tutti quelli che svolgono a Reggio azioni politiche precise per il bene della nostra nazione. Ah, è ripresa la linea. Allora.
si è bloccata la connessione. Allora, scusate cari concittadini, qua abbiamo problemi di connessione stasera. Vediamo un attimino. Allora, vi stavo dicendo, dopodiché io non so che cosa succederà nella nostra città in questi 2 anni che ci separano dalle elezioni. Io ve l'ho detto, avrei voluto andare a votare subito perché non ne possiamo più di questa amministrazione. Ora Falco Madà sta cercando di rivedere, di rifare la sua giunta, di mettere degli innesti. Io credo che poi alla fine farà una giunta politica, perché secondo me si è messo d'accordo con i partiti. Lui prende ordini da Roma, noi prendiamo ordini, diciamo, dai cittadini e regini. Ognuno prende ordini da chi deve prendere ordini, no? Io credo che per i contatti che lui ha avuto con i partiti nazionali, credo che alla fine farà una giunta secondo le indicazioni nazionali. Noi prendiamo indicazioni dai cittadini, da voi cittadini. L'esercito di Reggio, 743 a.C., che vedrà collegate tante liste per ogni rione di Reggio Calabria. Vi faremo vedere a breve i simboli. Vi comunico che il nostro sito sarà aperto, la nostra piattaforma sarà aperta la prossima settimana. Daremo ovviamente pubblicità del sito, sia nelle dirette, sia lo metteremo nel mio sito, faremo un profilo apposta. Insomma, ora stiamo facendo tutta una serie di azioni per iscrivere, ma molti di voi già si sono iscritti, nel senso che mi hanno già mandato i riferimenti e quindi io praticamente già ho fatto un elenco, ma ci vuole questa piattaforma perché deve essere estesa anche ai reggini che ci seguono da fuori Reggio e che vogliono fare, sono tanti, il bene della nostra città. Mi dice la signora Agostino Morello e voglio rispondere, ma secondo lei parlare male di Falco Madà le fa onore? Allora, signora Agostino, la sua domanda è pertinente. Io non parlo male di Falco Madà, io dico la verità su Falco Madà. Io faccio esattamente quello che fa lei quando, per esempio, viene il fontaniere a casa sua, le fa male il lavoro, le chiede un sacco di soldi, e lei, quando racconta la storia, racconta la verità, cioè che ha trovato un fontaniere che era un disonesto e che le ha chiesto tanti soldi e le ha fatto il lavoro male. Io dico la stessa cosa di Falco Madà nelle cose ovviamente che lui fa male, cioè sto cercando di farvi capire a voi cittadini, anche attraverso questi video, lo scempio che c'è a Reggio Calabria da quando governa Falco Madà. Perché ve lo dico? Perché noi dobbiamo creare un'alternativa. Cioè dobbiamo creare un'alternativa a questo sistema partitocratico che ha come baricentro Roma e prende gli ordini da Roma. Ve l'ho detto, anche io vengo da un partito. Quindi io ho fatto l'esperienza di uomo di partito, di dirigente di partito. Io sono stato nella direzione nazionale dei Fratelli d'Italia, nell'Assemblea nazionale, nei massimi organi nazionali, sono stato segretario territoriale, quindi ho fatto tutto quello che si poteva fare in un partito che poi è diventato il primo partito d'Italia. Mi sono reso conto che il baricentro romano, perché poi si va a prendere ordine da Roma perché ti danno ordine loro in funzione dei loro bisogni, non produce nessun bene per il nostro territorio, tranne quando esisteva un sistema di partito diverso dove gli eletti erano eletti sul territorio e dovevano rendere conto al territorio. Oggi no, perché Tilde Minasi, che non fa niente dalla mattina alla sera, oppure altri deputati e senatori che stanno a Roma e fanno il minimo sindacale, quasi niente per la propria città, non gliene frega niente, a loro non interessa andare dal signor Demetrio Zumbo, dal signor Domenico Iaria, dal signor Nuccio Surace, Clelia Ricotti, Maurizio Gattuso, non gliene frega niente, loro devono andare dai loro capi a Roma perché saranno loro a candidarli o no alla Camera o al Senato. Chiaro? Quindi noi chiederemo anche come gruppo che sia cambiata la legge, perché pure la Meloni ha detto sempre che avrebbe cambiato la legge, ma non la sta cambiando perché gli conviene non cambiarla, perché si decide lei chi sono i deputati e i senatori. Chiaro? Quindi io non voglio, non è che parlo male dei partiti, dico che i partiti hanno un baricentro lontano, io i partiti voglio trattare in una posizione di forza. Se non lo capite voi cittadini che siete i primi succubi di questo sistema, come facciamo a cambiare il sistema? Io lo dico anche a miei amici che mi seguono, che sono stati consiglieri comunali, hanno fatto la storia del comune di Reggio, non posso fare i nomi, ma so che mi seguono, che ora si sono ritirati perché sono un po' afflitti, perché non sono riusciti, nonostante una grande opposizione, grandi battaglie,
a spese loro, della loro famiglia, del loro tempo, non hanno praticamente concluso niente. Io dico a loro, dico sempre a loro e ai semplici cittadini, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo arrendere a questo sistema? Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo arrendere a questo sistema becero che non tratta i territori e il nostro territorio è quello trattato peggio di tutti? O dobbiamo reagire e fare qualcosa? Io credo che si debba reagire facendo qualcosa, dobbiamo essere forti. Ora si voterà fra 2 anni, se Dio vuole, ma noi dobbiamo, io dico, avrò più tempo di spiegare ai cittadini reggini quello che dobbiamo fare, quello che si deve fare. Noi le strategie non le facciamo sotto banco, le facciamo alla luce del sole. E quando ci verranno ad attaccare o andranno dai nostri candidati a dire questo è quello per cercare di imbrogliarli portandoli fuori strada, noi lo diremo. Ma non ci sarò solo io a dirlo, ci saranno tanti soldati di Reggio che avranno il coraggio di fare quello che sto facendo io per denunciare alla procura quando sono cose penali, alla città quando sono cose non penali, ma si devono denunciare perché sono frutto degli imbroglioni che devono rubarsi il voto dei cittadini reggini. Quindi io credo che noi non possiamo fare come fanno quelli che amano le prime file, gli scribi e farisei ipocriti. Rivedete chi sono gli scribi e farisei ipocriti. Quelli che amano le prime file. C'è una manifestazione, cercano la prima sedia, perché loro pensano di essere persone importanti e devono sedersi in prima fila. Avete capito? Noi odiamo le prime file. Se qualcuno ci cava in prima fila, uno che è organizzato, uno va. Se ti cava qualcuno, uno va. Io odio le prime file. Ma se vado in un posto e qualcuno dice siedi, qua mi siedo, ma perché me lo dice il padrone di casa? Ma io non mi siedo in prima fila, perché sono una persona importante e quindi devo stare in prima fila. Li vedete che fanno questi qua, Tramontana, tutti questi qua, quelli che sono quattro, che sono sempre loro, compare Ciccio e compare Pasquale, fanno il Bergafest, fanno queste cose che servono, ovviamente sono importanti, ma hanno pochissimo impatto. Le cose che hanno impatto sul nostro territorio non le fa nessuno. Non le vuole fare nessuno perché hanno timore di farlo. Avete capito? Si tengono il loro orticello, fanno finta di fare qualcosa, fanno finta che si occupano della città con queste cose che hanno una ricaduta sul territorio pari a, diciamo, 1, se non 0. Si papariano, come si dice da noi a Reggio Calabria, con fotografie, giornali, Tramontana, l'altro della Camera, della Confcommercio, dell'altra associazione. Bravi ragazzi, ma che non hanno un impatto sul territorio pari a 0. Avete visto con la regina, si sono riunite la Confindustria di Reggio Calabria, sapete quanti imprenditori ci sono bravi che non sono rappresentati dalle società, dalle associazioni rappresentative, i cui capi hanno solo il bisogno di stare in prima fila? Ecco, noi dobbiamo partire da dietro, dobbiamo rivoltare il sistema da dietro, dal popolo. Se non c'è la forza del popolo, questa operazione non si può fare e saremo sempre schiacciati dai potenti di turno che ci prenderanno per il culo regolarmente e non ci daranno mai niente. L'avete vista la manifestazione del Bergamotto? Sono arrivati Brunetti, Carmelo Romeo, Albanese, sono piazzati là. L'avete vista la fotografia? Cioè, ci sono una marea di cose da fare quando potrebbe andare un solo rappresentante dell'amministrazione, si vanno a mettere 3-4 tra assessori e consiglieri perché si devono fare vedere che sono là. Inaugurano la scuola a Santa Caterina, si poteva presentare un rappresentante perché gli altri dovrebbero lavorare ma non fanno niente dalla mattina alla sera, se ne vanno in 4-5 a farsi la fotografia. Avete capito come ci siamo ridotti? Che nessuno fa niente e nessuno vuole fare niente. Ecco perché dico io, che fine farà la nostra Reggio? Che fine faremo? Come faremo a ricostruire la nostra meravigliosa città se l'andazzo è questo? Quindi ora Falcomatà, io non parlo male di Falcomatà, io dico la verità secondo il mio punto di riferimento. Perché lo faccio? Quotidianamente, perché io vorrei che ci fosse la coscienza, una coscienza ampia nei cittadini che poi devono reagire non venendo con me, col mio progetto politico. Avendo gli occhi aperti, con gli occhi aperti possono scegliere il miglior progetto politico. Quindi non votate i vostri compari perché vi fanno il favore a voi e ai vostri figli. Votate il progetto, le persone che voi ritenete le migliori per cambiare le sorti della città. Ok? Questo è il mio augurio. Questo lavoro serve esattamente a questo, a rendere trasparente le procedure. Tutto deve essere trasparente perché il comune non è una casa di cristallo.
non è assolutamente, è un posto che sembra molto, ve l'ho detto, una setta. Avete capito? C'è un posto chiuso. Se io fossi settario, farei una diretta al giorno per mostrarmi a Reggio Calabria tutti i giorni, facendo sentire le cose che penso, 30 minuti, 20 minuti al giorno, o mi chiuderei dentro il mio ufficio con i miei intimi a fare le strategie politiche ed altro, nascondendomi da tutti. La nostra organizzazione cristiana è un fiore all'occhiello, è messa in un punto dove è strategico, dove viene vista da tutti, viene frequentata da centinaia di migliaia di persone, entrano ed escono persone di tutti i tipi, di tutti i generi, perché l'abbiamo voluta aperta. La città deve essere aperta, trasparente, non deve essere chiusa e autoreferenziata, perché la peggio ce l'hanno i cittadini, che sono degli schiavi, i servi della clebba, che non li considera nessuno. Capite, cari concittadini? Quindi io oggi che cosa, oggi la giornata di oggi, che cosa, diciamo, ha sancito? Ha sancito questo, diciamo, questo rebus di chi Falcomatà farà sindaco, che farà assessore, scusate. La giunta deve rifare la giunta. Mi pare di aver letto che lui vuole che gli assessori si dimettano, e ora c'è la guerra a chi deve diventare assessore. Ora io dico una cosa: che farà Falcomatà? Lo vedremo. Prenderà ordini da Roma o prenderà ordini da Reggio? Lo vedremo. Fino adesso che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Ha preso ordini sempre da Roma. Vi ricordate quando Renzi, il braccio destro di Renzi, disse: tre aeroporti in Calabria sono troppi, Carbone, che ora è al CSM, mi pare, l'ha messo Renzi. Sono troppi tre aeroporti, da allora partì la devastazione degli aeroporti, degli altri aeroporti, tranne quello di Lamezia. Chi ne ha avuto la peggio? Il nostro meraviglioso aeroporto, che è stato devastato e distrutto ed è sostenuto nella distruzione dai nostri, da quelli che ci vorrebbero difendere, perché sono stati eletti da voi e da me, che ci vendono ogni giorno per un piatto di lenticchie e per i loro personali interessi. Avete capito? Falcomatà allora non seppe difendere la città e partì, che il nostro gioiello, il nostro cuore, oggi lo controlla Catanzaro. Calatanzaro, come dice il mio amico professore Castrizio. Calatanzaro si chiama Catanzaro. Avete capito? Il nostro cuore pulsante lo gestisce Calatanzaro, i calatanzaresi e i cosentini. Avete visto dove va a finire, dove si farà? Che abbiamo due capodanni, mi pare, che ci ha concesso la RAI. Dov'è il capodanno? Si farà a Crotone. E dove, chi ha fatto la richiesta per diventare, per fare l'anno della cultura, città della cultura, per l'anno, non mi ricordo quale anno, eh? Cosenza. Reggio Calabria è tagliata fuori da tutto. Siamo lo zero assoluto. Avevamo il 50° anniversario dei bronzi e l'abbiamo ridotto alla sagra della salsiccia, alla sagra dell'anduia. 4-5 manifestazioni insignificanti per un evento che poteva essere planetario. E non mi dite i bronzi devono essere patrimonio dell'UNESCO. Ma quale patrimonio dell'UNESCO? Ci sono un sacco di cose patrimonio. I bronzi sono la cosa più importante che c'è sulla faccia della terra, non lo sanno neanche gli giri. Avete capito? Come ci siamo ridotti? Ecco perché io dico: ci dobbiamo staccare totalmente dalla Calabria, dobbiamo fare la regione dello stretto con Messina. Ora ci sono tutti i presupposti per poter fare questa cosa. Quindi Falcomatà ora sta facendo il rebus, sta cercando di accontentare tutti. Io dico a Falcomatà: devi fare una giunta, Falcomatà, che possa governare una città disastrata, perché tu hai 2 anni di tempo e ci sono tutte le cose, le opere ferme. Vi confermo quello che vi ho detto ieri, ma vi farò vedere la delibera che chiederò lunedì, perché oggi purtroppo non ce l'ho fatta. Se avessi avuto il sistema Auriga, io oggi vi avrei potuto mostrare questa delibera. Purtroppo non c'ho il sistema Auriga, perché mi hanno impedito di avere questa cosa. Ve l'ho spiegato con quale meccanismo. Guardate che meccanismo incredibile. Siccome tu, ho trovato una sentenza del TAR del 2021 che vi leggerò domani, siccome non puoi vedere una piccola parte di dati sensibili di Auriga, non ti diamo niente, perché non abbiamo il sistema per bloccare questa piccola percentuale. Se avessi avuto Auriga, io ora in un attimo con il mio computer sarei entrato e avrei visto la delibera, ve l'avrei fatta vedere a voi. È vero che la pubblico sull'Agro Pretorio, ma chi lo vede l'Agro Pretorio?
Io lo voglio fare vedere a migliaia e migliaia di cittadini che grazie a Dio mi seguono e stanno cominciando ad aprire gli occhi. Non posso farlo, devo andare là, fare la richiesta, perdo un'ora e mezza, te la danno, poi non c'è la fotocopiatrice, poi non c'è quello che mi deve dare la delibera. Avete capito contro chi lottiamo noi? Avete capito chi per caso ha deciso di lavorare? Che ostacoli deve superare per poter fare, per poter svolgere il proprio compito? Chi ne va di mezzo? Chi è che ne va di mezzo in tutta questa storia? I cittadini, noi, voi, noi. Avete capito? Ecco perché dobbiamo aprire gli occhi. Dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo aprire le orecchie, cari concittadini. Perché non ne possiamo più. Perché Falco Madà dovrebbe mettere i 9, 5 maschi e 4 femmine, o 5 femmine e 4 maschi, i migliori che ci sono, per poter salvare, tentare di salvare la città. Anziché fare giochetti di partito come sembra che stia facendo in questo momento, sentendo i segretari di partito che da Roma gli danno gli ordini e fanno gli accordi. E che siamo noi qua? Che siamo? Che terra siamo? Sempre terra di conquista e terra di nessuno, per i privilegi di pochi e per la morte di molti? Capite che ci vuole una rivoluzione o no, cari concittadini? Avete visto? Ieri sera l'avete visto il Diario Roma, no? È in quelle condizioni da anni. Anni. Se voi andate dentro le case popolari, non sono state mai fatte, non si fanno le manutenzioni più delle case popolari, non vengono assegnate, non vengono fatte le manutenzioni. Dovunque tocchi ci sono case che non si può andare già assegnate, che non le danno perché non hanno fatto i lavori per darle. Ci sono quelle che possono darle e non le danno perché non hanno ancora date. Cioè sta succedendo un casino che non finisce mai, non c'è una cosa che funziona. Allora io dico a Falco Madà, concludendo questa diretta, e facendo un ragionamento con voi, cari concittadini, che dobbiamo fare con questa città? Dobbiamo lottare per cercare di salvarla? O dobbiamo andarcene tutti? Prima mandiamo i nostri figli e poi li raggiungiamo noi per andarcene in un'altra terra. Chi se ne vuole andare è giusto che se ne vada, è legittimo, è giustissimo, ma chi no non deve essere costretto ad andarsene. Ok? Dobbiamo combattere per la nostra città. Tutti mi chiedono: lavoro, abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di lavoro. Corrado Politi dice: l'aeroporto deve essere fisicamente modificato, allungare la pista vitale, farla a mare come a Genova. Hai scritto una molto. Allora, caro Corrado, non riesco a leggerlo tutto, ma ti voglio dire, è vero anche il discorso della pista. Ma ancora, tu lo sai, forse non lo sai Corrado, ma il sindaco di Reggio Calabria, Falco Madà e Brunetti dopo non sono riusciti con un ordine di demolizione di cui ho chiesto gli accessi agli atti a rompere i torrini che farebbero allungare la pista di 300 metri. Non sono riusciti a fare l'unica cosa che il comune può fare direttamente. Non l'hanno fatta, hai capito Corrado in che mani siamo? Ma il problema non è solo strutturale, perché con quella pista che dici tu, si può, allungando la pista, potrebbero atterrare tutti gli aerei. Ma il problema sai qual è, Corrado? Che noi siamo guidati, è come dire che il tuo studio di avvocato lo gestisce il tuo primo concorrente avvocato. Ma lo farà mai crescere, Corrado, il tuo studio? Ha voglia che tu ti fai la vista più lunga, lo studio più bello, le luci più belle, la competenza più grande. Se lo gestisce il tuo competitor, lo farà morire il tuo studio. Capisci, Corrado? Quindi è vero la pista, la struttura, la nuova aerostazione che dovrebbe essere fatta a mare con i Cepino e la dovremmo fare in termodare, sono tutte cose verissime, ma il problema è che se la giostra la comandano i nostri concorrenti, secondo te che fanno i nostri concorrenti? Quello che stanno facendo, non hanno fatto neanche il master plan che sarebbe il piano regolatore dell'aeroporto per fare i lavori del nostro aeroporto, l'unico aeroporto d'Italia, capite? Perché nessuno dice responsabile se non Massimo Di Pepi? Perché tutti quanti sono tutti venduti, perché chi è che deve stare zitto? Chi non può parlare? Perché se parla contro quello poi non gli dà quello che gli deve dare. Capite qual è il problema, cari concittadini? E poi le deleghe. Certo, le deleghe sono un altro scandalo che noi tratteremo come esercito di Reggio. Non le hanno date, non le ha dato Riverio prima e l'abbiamo criticato. Oggi critichiamo Occhiuto che non ce ne sta tanto. E diciamo a Pina Princi che è una di quelle che è la prima, perché è delegata alla città metropolitana, responsabile di questa cosa.
Quindi non è che poi si può venire domani a dire io voglio questo, voglio quello. Oggi sono aeroporto e deleghe. Deleghe e aeroporto. Cuore e cervello della città. Chi non fa queste cose non è credibile. Non può essere credibile. Io voglio sapere anche, concludendo questa diretta, che cosa intende fare Falco Matà sull'aeroporto. Lo voglio sapere. Perché c'era la task force che aveva dato una linea, secondo me, corretta. E aveva detto quello che io dico da 7 anni, ci dobbiamo staccare. Non si sa che fine ha fatto, l'ha detto pure Falco Matà, dopo che gli ha regalato l'aeroporto al nostro competitor. Sono uscito io per la decima volta dicendo che dobbiamo fare la società di gestione nostra, e mi pare che Falco Matà una volta sia uscito l'ultimo giorno dicendo che pure lui vuole farlo. Che vuole fare ora con questo aeroporto? Che vuole fare Falco Matà Giuseppe? Che vuole fare la sua giunta? Questi sono i temi, cari concittadini. Questi sono i temi che determinano il futuro della nostra città. Lavoro, lavoro, lavoro. Ma come si fa a parlare di lavoro, cari concittadini, se tutto fermo e tutto bloccato, non vogliono manco venire più le ditte a fare le gare di appalto qua perché non si fidano nel Comune di Reggio? Come si fa a parlare di lavoro se c'è il Mediterranean Life di Pino Falduto, il progetto del secolo? 6.500 posti di lavoro nel segmento vocazionale fermo nel cassetto, una vergogna. Questi sono i temi, cari concittadini. Non solo sono i temi importantissimi dell'acqua, importantissimi, della spazzatura, iper importantissimi, perché questi sono i servizi essenziali, le strade, queste sono le cose basilari, fondamentali. Ma poi ci sono i temi di sviluppo, perché se abbiamo le strade asfaltate, abbiamo le strade pulite, abbiamo l'acqua, siamo tutti felici, ma moriamo di fame lo stesso. Quindi dobbiamo pensare prima a queste tre cose, ma dobbiamo anche pensare a fare almeno i progetti degli imprenditori che li vogliono fare. Ne abbiamo uno regime, abbiamo un mega progetto mai esistito nella storia di Reggio Calabria ed è fermo nel cassetto nonostante è stato approvato dal Consiglio. Ecco, queste cose io ve le ripeto, vi chiedo scusa se mentre parlo del problema dei problemi del giorno vi ricordo anche le cose più importanti, perché ve le ripeto, ve l'ho detto, perché queste cose devono rimanere nel nostro cuore e nella nostra mente, perché saranno queste, sarà questo il motore che ci spingerà ad avere la forza di combattere per salvare la nostra città. Io vi dico questo e chiudo. Io raccolgo quotidianamente, veramente, e vi ringrazio sempre per questo, il grido di tutti i cittadini che incontro, che mi dicono tutti la stessa cosa: non ce la facciamo più, non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Anziani e meno anziani che mi dicono non abbiamo mai visto la nostra città combinata così. Ecco, questa cosa è una cosa che non può passare, ok? Cioè dobbiamo fare qualcosa tutti per poter fare rinascere la nostra meravigliosa città. Io vi ringrazio, cari concittadini, ci vediamo domani, se Dio vuole. Il Signore Gesù Cristo benedica Reggio Calabria. Io sono un piccolo cristiano e prego per Reggio Calabria, ma devo lavorare. Ora et labora, diceva Sant'Agostino. Dobbiamo pregare e dobbiamo servire, ok? Dobbiamo essere l'opposto dei farisei ipocriti che amano le prime file e non fanno mai niente, ok? Cari concittadini, vi voglio bene, arrivederci, ci vediamo domani.